regno di Napoli, quindi è un sentirsi doppiamente a casa. E così è bello portare qui un giovane, non diciamo un ragazzo, però mi è capitato di dirlo nel percorso che questo film ha avuto in Italia e non solo, perché lo abbiamo presentato anche in alcune occasioni all'estero, rimarcare il fatto che Marco è nato nell'agosto del 91 mentre giravamo Morte di un matematico napoletano. Quindi il tempo passa per noi, però la possibilità di offrire al pubblico dei punti di vista nuovi sul lavoro che facciamo. Il cinema che abbiamo cominciato a fare negli anni 90 era qualcosa di profondamente diverso da quello che si fa oggi, sia nelle modalità, parlo modalità tecniche. Ora guardare il Dolly è veramente come guardare una scultura, come guardare una cattedrale gotica. Adesso quello che un tempo si faceva con il Dolly si può fare con un piccolo pulsante, insomma. Però questo non vuol dire che sia diverso, e soprattutto la fruizione del pubblico è diversa, e perciò mi piace vedere una sala gremita. Comunque non ci sarà mai nessuna cosa che potrà sostituire la visione di un film sullo schermo insieme ad altre persone, perché come dico sempre, noi che facciamo i film, quando li vediamo per la prima volta insieme al pubblico, li vediamo con gli occhi delle altre persone che sono in sala, e magari capiamo qualcosa che fino ad allora non avevamo capito. Quindi grazie di nuovo, grazie a Marco che finalmente dopo tante email e qualche telefonata possiamo Piacevolissimo. conoscere dal vivo. Spero che quelli che vedranno il film potranno esserci fra 30 anni, quando magari presenteremo un ragazzo che è Un nato nuovo giovane. durante le riprese di Santa Lucia. Grazie. Grazie, grazie a te.